a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Halloween si avvicina, perciò abbiamo deciso di schiavizzare il cameraman e farci fare un nuovo disegno. E vabbè, dai, schiavizzare, che parolona, ci facciamo aiutare magari. No, lo schiavizziamo e basta. Sì, vabbè, tranquilli ragazzi, tanto sono abituato. Ecco, vedi, ormai ha accettato anche lui la sua schiavitù. Lui è sotto il nostro controllo, non te lo dimenticare. Ma dai, ma è una cosa orribile, il cameraman è il nostro amico. Ah, io non sono amico degli umani, Arex, smettila. Vabbè dai, andiamo avanti, sennò iniziamo a discutere e non la finiamo più. Ecco, bravo, tanto lo sai che ho sempre ragione. Vabbè, quindi cosa dovrei fare oggi, sentiamo? Oggi disegnerai tutti i protagonisti del parco dei dinosauri in versione Halloween. Sì, io voglio essere un lupo mammaro. Mannaro. Mammaro. Io invece voglio essere il conte Dracula. Ma quello lo ha già fatto Abato Mauro a carnevale. Vabbè, io sarò un conte Dracula migliore, ok? Ok, scusa, come non detto. Ecco, io voglio essere un conte Dracula impeccabile, sanguinolento, crudele. Mamma mia, immagino. Quindi avanti cameraman, mettiti subito all'opera. Benissimo, allora partiamo proprio da Arex e Bastatore. Ok, abbiamo abbozzato Arex e Bastatore. Adesso tocca a Veloci Marco. Oh, Veloci Marco lo fa in versione bambola assassina? Ok, allora andiamo a fare Veloci Marco in versione bambola assassina. Ok, adesso tocca a Nonnasauro. Oh, Nonnasauro la fa in versione streghetta! Va benissimo, allora facciamo Nonnasauro in versione streghetta. Adesso tocca ad Abato Mauro. Oh, oh, Abato Mauro in versione pagliaccio assassino. Ok, facciamo Abato Mauro in versione pagliaccio assassino.
Perfetto, adesso tocca a Fimone. Oh, dai, 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 Fimone, fallo in versione fantasmino. Ottima idea, Arex. Andiamo a fare Fimone in versione fantasmino. Benissimo, adesso iniziamo a dipingere il nostro disegno.
Ed ecco a voi i protagonisti del parco dei dinosauri in versione Halloween. E abbiamo Vastatore in versione Dracula, Arex in versione uomo lupo, Timone in versione fantasmino, Velocimarco in versione bambola assassina, Nonnasauro in versione streghetta e Apatomauro in versione pagliaccio assassino. E che dire, tutto sommato sono soddisfatto del risultato. Voi che ne pensate, ragazzi? Oh, wow, Vastatore, guardami, sono ferocissimo! Oh cavolo, è vero! E guarda me, in versione Conte Dracula sono stupendo! Vabbè, stupendo, adesso non vantarti troppo. Cioè dai, guardami, guarda che canini. Ma anche gli altri sono bellissimi, guarda. Velocimarco in versione bambola assassina fa quasi paura. E Fimone in versione fantasmino è adorabile. E guarda Patomauro in versione pagliaccio assassino, cioè è cattivissimo. E guarda che carina Nonnasauro. No, vabbè, mi piace tantissimo questo disegno. Dai, 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 facciamolo vedere anche agli altri. Sì, infatti, non vedo l'ora di vedere le loro facce. Ma tu che ci fai qui? Ma come che ci fa qui? Lo hai assunto tu? L'ho assunto io, e per cosa? Per tenere i fogli in piedi. Ah già, è vero, perché Velocimarco si è licenziato. Esatto. È vero, me l'ero dimenticato. Dai, adesso andiamo. Sì, andiamo.